Sì. Buongiorno Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ciao Davide, tu sei felice sempre. Sì, alla nascita. Buongiorno, buon inizio settimana. Allora, partiamo dalla prima del Corriere della Sera, dedicata naturalmente l'apertura alla politica. In aula si decide il destino di Conte, il Premier farà appello a liberali, ex Italia Viva, ex Movimento 5 Stelle. Di Maio dice le urne meglio di un governissimo, oggi al via il dibattito alla Camera, caccia nuovi consensi, domani in Senato l'esecutivo spera di avere 157 sostenitori. Davide. Ma insomma, diciamo così, adesso tra oggi e domani vedremo come vanno le cose. Oggi diciamo abbastanza scontato, il piatto forte dovrebbe essere domani, quindi al Senato, il voto al Senato, il resto è tutto sommato scontata cucina parlamentare, è inutile che uno ci fa, cioè, il moralista, i voti, succede praticamente in tutti i parlamenti. Il problema non è quello della cucina parlamentare, il problema è del piatto che si sta preparando, cioè degli ingredienti che lo compongono. Ci si è dimenticati che si stava discutendo del piano degli investimenti per i fondi europei, 220 miliardi, si presentano una sola volta, non tornano più, ma vedo che non è più al centro della discussione. Oggi c'è un'intervista al professor Binismaghi in Repubblica, la quale dice ci stiamo giocando la credibilità dell'Unione Europea, ha ragione. Aggiunge anche un concetto: se chi dà i fondi scopre che vengono usati per il consenso elettorale, non ce ne darà più in futuro. Sì, è corretto, io non userei il concetto di consenso elettorale, perché alla fine di questa fiera vedrete che nessuno si sarà comprato il consenso elettorale, perché saranno sempre comunque troppo pochi e saranno comunque sempre moltissimi quelli che non hanno avuto quel che devono di dover avere. La sostanza è che noi stiamo comprando tempo per non affrontare le questioni, per non affrontare i problemi, tempo per rinviare, tempo per non cambiare, e purtroppo finiscono con l'essere soldi buttati. Vi ha colpito ieri l'appello che ha lanciato il Partito Democratico, quale ha detto, naturalmente ha fatto appello ai parlamentari, ai responsabili, ha detto votino con noi i liberali e gli europeisti. La domanda era: e perché dovrebbero votare i liberali europeisti una cosa che non è liberale, non è manco europeista? In realtà c'è un senso in questo appello ed è uno dei problemi italiani. L'alternativa, cioè il centrodestra che si presenta compatto, Salvini che avrete fra poco ospite lì e quindi potrete porgli queste questioni, quel centrodestra lì profuma di eguale statalismo e di dissennato antieuropeismo. E questo è il blocco, e questo è il fermo italiano. Ci guardiamo in faccia e diciamo sì, vabbè, ma quale sarebbe l'alternativa? Dopodiché, tra oggi e domani ci togliamo di torno almeno questo round parlamentare. Allora Giacalone, andiamo a pagina 10 del quotidiano La Repubblica. Via libera della CTS, si torna a scuola, la DAD fa danni, bloccato il tentativo di rinvio, ma i governatori hanno l'ultima parola. Azzolina applaude oggi Lazio, Piemonte, Molise ed Emilia in presenza. Gli scienziati dicono negli alunni seri ritardi di apprendimento e psicologici. A te. Sì, è diventato ormai un frullato di ripetizioni sempre delle stesse cose, salvo essersi dimenticati quello che si è detto il giorno prima, no? Allora, è stato il governo a chiedere il parere del comitato tecnico scientifico, che ormai sui giornali è diventato gli scienziati, neanche su Topolino erano indicati in questo modo il consorzio di quelli che dati a pensare, Archimede Pitagorico, che aveva pure la casetta sulla testa perché era un grande pensatore. Adesso, gli scienziati gli hanno detto: che facciamo con le scuole, le riapriamo oppure no? E il comitato tecnico scientifico ha detto: ma ci picchia, vanno riaperte. Sì, ma è dall'inizio che noi sappiamo che i contagi, lo sappiamo perché diciamo, ce lo ha detto l'esperienza empirica, che sia nel mondo del lavoro, quindi nei luoghi produttivi, sia nella scuola, i contagi interni non sono il problema maggiore, semmai la questione è arrivarci e andarsene via, cioè il piano trasporti. Allora, è inutile che io domando a uno: ma secondo te è meglio tenerli a casa oppure è meglio portarli a scuola? Perché qualsiasi persona dotata di acume ti risponde: meglio portarli a scuola. Il problema è a che ora,
con che mezzi, questa è la seconda parte della risposta, perché se non mi rispondi alla seconda parte della domanda, non il comitato tecnico scientifico, il governo, è inutile che mi hai fatto la prima parte della domanda. Seconda questione, dice poi l'ultima parola spetta ai presidenti delle regioni, ma per la miseria, è dall'inizio che sia lo stato d'emergenza proclamato a fine gennaio dell'anno scorso, quindi ormai è un anno, più ripetuti interventi della Corte Costituzionale, l'ultimo la settimana scorsa a proposito di una decisione presa dalla Regione Valle d'Aosta, ripetono no, perché sia la questione della profilassi internazionale, che è riserva costituzionale dello Stato, sia lo stato d'emergenza, è lo Stato, è il governo a dettare le regole. Che vogliamo fare? Andiamo avanti ancora per anni su questa storia che quell'altro fa ricorso al TAR? Perché così è dissennato. Poi anche ciò che è necessario, anche ciò che è dolorosamente necessario, finisce con l'essere, per chi lo vive, per la popolazione, una cosa fastidiosa, diciamo così, urticante, proprio più per il caos che ci metti sopra, compreso l'andare a chiedere al comitato scientifico, tecnico scientifico, ma che riapriamo le scuole, e che lo domandi a me. Allora, andiamo sul giornale, Davide, perché ci sono in realtà moltissimi spunti, poi uno specifico che ci segnali tu. Intanto il titolo, intrigo finale, questa è l'apertura del giornale, 007 generali a caccia di voti per Conte, Monti shock, basta ristori, una lettura diciamo un po' sì, parabolica, possiamo definirla sì, così, l'ex certo. Premier, lo Stato favorisca la chiusura delle attività, figuriamoci. E poi a centro pagina si riparla di Salvini, ma per tutt'altra questione, Salvini a processo per Carola Rackete l'ha definita fuori legge, e poi in un richiamo poi di un articolo approfondito a pagina 8, il CSM non perde il vizio, ancora bocciato per lottizzazione. Di che parliamo? Allora parliamo della scuola superiore per la magistratura, le nomine che devono essere fatte le fa il Consiglio Superiore della Magistratura e le fa secondo diciamo i costumi del Consiglio Superiore della Magistratura. È stato rilevato, ma che diciamo le dividete per corrente, e la risposta era stata nel documento di nomina, no, questa non è una divisione per correnti, ve la leggo testualmente, prospettiva culturale poliedrica, che lo trovo geniale, cioè se non altro meriterebbero il premio Nobel per la letteratura. Quindi diciamo così, la rappresentazione per correnti è una poliedrica rappresentazione culturale. L'hanno votato all'unanimità, quindi non c'è neanche da dire, solo che un magistrato pugliese ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a Rieccolo e ha detto ma che razza di modo di procedere è questo? E il Tribunale Amministrativo gli ha dato ragione. A quel punto il Consiglio Superiore della Magistratura, spalleggiato dal governo, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato dicendo fermate questi del TAR, solo che il Consiglio di Stato ha dato ragione al TAR, e quindi che aveva dato ragione al magistrato pugliese. Ora tutto questo è molto sconcio, intanto perché onore ai magistrati amministrativi e giudici, in questo caso amministrativi, che evidentemente non hanno subito il fascino del CSM, ma voglio dire ciao, tutto questo è abbastanza sconcio. Cosa deve capitare per mettere mano al Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo costituzionale ed è diventato un parlamentino neanche di rappresentanze politiche ma di rappresentanze correntizie, una specie di simposio corporativo con innesti parlamentari, atto alla divisione che qualcun altro chiamerebbe spartizione degli incarichi giudiziari. Quando è che la facciamo finita? Questa è una delle cose che dovrebbe star dentro le riforme strutturali capaci di rendere produttivi, veloci ed efficaci gli investimenti di Next Generation. Questa è una delle partite. Se riuscite a trovare traccia in 160 pagine di una questione come questa, prendete diciamo, il premio Settimana Enigmistica, perché guarda il particolare. Ripartiamo dalla prima della Stampa, una delle due fotonotizie. Navalny atterra a Mosca e Putin lo arresta. A te la parola. Ma vedete, dalla Russia, nel succedersi delle varie presidenze, da Gorbaciov a Yeltsin fu una sorta di esplosione dei cosiddetti oligarchi o boiardi, quindi le privatizzazioni, alcuni fecero moltissimi soldi,
in quell'epoca. Poi ci fu la stretta e l'arrivo di Putin. Dalla Russia in quelle stagioni, travagliate, sono andati via in tanti cosiddetti oligarchi, pieni di quattrini, più o meno, diciamo, regolarmente accumulati, e sono stati tutti ricevuti in Unione Europea o negli Stati Uniti, molti nel Regno Unito, che soprattutto a Londra, non a caso il prezzo delle case di lusso, diciamo, è enormemente salito, sono stati ricevuti perché persone che andavano via da un regime che li perseguitava per un motivo o per un altro. Alcuni sono stati anche ammazzati, avvelenati nelle nostre parti, continuandosi la guerra contro di loro. Questi però sono quelli che se ne sono andati dalla Russia. Navalny appartiene a una categoria pressoché opposta, cioè Navalny è un oppositore, è un combattente. Hanno provato ad avvelenarlo, cioè lo hanno avvelenato, solo che hanno provato ad ammazzarlo, non sono riusciti ad ammazzarlo. Ha avuto il tempo di rimettersi in piedi e ha preso l'aereo e è tornato a Mosca. È tornato lui, perché questo è il mio paese, sapendo che ci sarebbe potuta essere una reazione. Infatti ieri è stato arrestato. Adesso non vorrei che noi si sia loquaci con quelli che vengono via portando via i soldi dalla Russia e si diventi silenti innanzi a uno che invece torna indietro per battersi. Poi, per carità, si possono condividere o meno le sue opinioni, ci mancherebbe altro, ma si batte per poterle esprimere, e credo che forse per il secondo dovremmo ritrovare una favella un pochino più precisa e più netta. Ci sono stati ieri delle prese di posizioni del presidente eletto, che fra due giorni sarà presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ci sono state voci importanti all'interno dell'Unione Europea, ma è importante queste cose che siano penetrate e che siano comprese dall'opinione pubblica, perché non è solamente il comunicato del governo, è il sentire Navalny come un combattente che rappresenta i valori del nostro mondo dentro la Russia. Ripeto, questo anche magari non condividendo una parola di quello che dice, ma è una cosa, ma ha il diritto di poterla dire senza essere arrestato e, peggio ancora, avvelenato. È una questione di principio, hai perfettamente ragione, caro Davide. Tra poco, dopo l'oroscopo, apriamo anche la pagina sportiva con il nostro Paolo Pacchioni. Per adesso, per quanto ci riguarda, grazie, è tutto, ci sentiamo domani, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona radio a tutti. Sono tanti i temi della pagina sportiva: la lezione dell'Inter alla Juventus, prima faceva riferimento Massimo alla serata Vidal, dalla gaffe del bacio al gol del riscatto, ma anche la mia magica Roma che purtroppo torna in bilico con la gestione tecnica. Da dove vogliamo partire? Paolo Pacchioni, a te, buongiorno. Buongiorno Pigi, buongiorno a tutti. Beh, direi che la copertina va dedicata all'Inter, che ieri sera ha giocato una grande partita, forse anche aiutata da una prestazione sicuramente sottotono da parte della Juventus, però insomma l'Inter ha vinto con pieno merito. Peraltro il calcio è strano, perché Vidal, ex juventino molto criticato dai tifosi dell'Inter, ieri sera ha giocato bene proprio contro la sua ex squadra e ha segnato anche il gol che ha aperto la partita, ha aperto le marcature. Facevate riferimento poco fa alla vicenda del bacio, cos'è successo? All'arrivo allo stadio, mentre le squadre si preparavano a scendere in campo, Vidal ha incontrato Chiellini, che è stato suo compagno di squadra per 4 anni ai tempi della Juventus, lo ha abbracciato, gli ha anche dato un bacio, gli ha dato però un bacio sul petto proprio all'altezza dello stemma della Juventus sulla maglia di Chiellini, e quindi i tifosi hanno colto soprattutto questo aspetto, cioè un bacio allo stemma della Juventus, cioè in realtà io gioco all'Inter però amo ancora voi. Peraltro poi il campo ha detto comunque una cosa diversa, e direi che in qualche modo ha cancellato e ha stoppato le polemiche, perché se Vidal, dopo aver baciato lo stand della Juve, avesse giocato un'altra partita sottotono, magari in qualche modo facendo il 12° uomo dei bianconeri, avrebbe sicuramente scatenato la bufera. Il fatto che abbia giocato bene con la maglia dell'Inter e abbia anche segnato il gol dell'1-0 sicuramente ha spazzato via un pochino di polemiche. L'Inter è stata nettamente superiore, lo hanno riconosciuto tutti, è stata superiore su tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista delle motivazioni. È stata una vittoria convincente, anche perché l'Inter, contrariamente a quello che ha fatto spesso in questa stagione, è stata efficace dal primo al 90° minuto, non ha mollato prima del tempo e non ci ha messo tanto a entrare in partita. Certo, adesso per Conte la sfida è trovare la continuità, perché è chiaro che la Juventus ti regali grandi motivazioni
e riesca dunque a far dare qualcosa in più ai giocatori. Ecco, però adesso l'Inter, se vuole essere competitiva, deve andare avanti così anche nelle prossime partite. Male, male, male la Juventus, anche qui sotto ogni punto di vista, perché dal punto di vista tecnico si è vista una squadra in difficoltà, si è vista anche in difficoltà la squadra dal punto di vista del carattere, perché tu vai sotto 2-0 a San Siro, ma manca ancora più di mezz'ora alla fine, il tifoso e l'appassionato si aspetta che comunque la squadra dia un colpo di coda, dia un segnale di reazione che in realtà non è mai arrivato, e Pirlo nel dopo partita ieri sera era molto molto deluso, per non dire arrabbiato. Serata perfetta per l'Inter, Paolo, che così battendo la Juve è riuscita ad agganciare il Milan in vetta alla classifica, quindi insomma come cominciare bene la settimana al netto delle zone rosse, al netto di tutte le incognite. Parliamo del Milan che stasera è in trasferta in Sardegna, a Cagliari, in una partita che è insomma tutt'altro che scontata. Allora, nel campionato italiano di partite scontate non esistono, anche perché giocando ogni tre giorni comunque bisogna fare i conti anche con il non facile recupero fra una partita e l'altra. Detto questo, ovviamente il Milan parte favorito per la partita di questa sera, perché è vero che ci saranno due assenze pesanti causa Covid, Theo Hernandez e Çalhanoğlu, però rientra Ibrahimovic, quindi diciamo che insomma nel borsino fra assenti e presenti tutto sommato c'è equilibrio. E poi io penso che il Milan abbia acquisito una convinzione con il passare delle giornate per la quale le assenze tre mesi fa potevano pesare molto. Adesso il Milan come squadra, come gruppo, ha guadagnato una compattezza, una autoconvinzione tale per la quale può anche gestire qualche assenza. Il Cagliari vuole allontanarsi dalla zona calda della classifica, spesso Di Francesco ha mostrato delle buone prestazioni con risultati non altrettanto soddisfacenti, insomma per il Cagliari sarebbe una bella occasione per tornare su, però credo che il Milan questa sera possa di nuovo ristaccare l'Inter, perché adesso in classifica l'Inter ha agganciato il Milan a pari punti, però chiaramente il Milan questa sera deve rispondere. Dico un'ultimissima cosa, anzi faccio soltanto un ultimo nome, perché secondo me ieri è stato assolutamente decisivo, tornando alla partita di ieri, perché anche lui merita la copertina. Nicolò Barella ha giocato una gara stupenda, al di là del fatto che abbia fornito l'assist a Vidal e abbia segnato il gol del 2-0 su un bel lancio di Bastoni, però bisogna anche sottolineare proprio il suo essere indemoniato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo visto il Barella di inizio stagione che ultimamente era un po' calato, invece ieri si era dato grandi risposte. Fantastico, come sempre Paolo Pacchioni riesce a far appassionare il calcio anche chi non lo è, quindi grazie di cuore. È autobiografica la cosa. Assolutamente sì, certo, chiaro, perché proprio lo ascolto con attenzione, mi sembra di essere lì e vedo questi che fanno delle bravissime, Paolo, davvero grazie di cuore. È una copertina, una bella pagina di calcio quella che ci ha regalato Paolo Pacchioni, e ci ha raccontato un po' questo fine settimana che appunto si conclude questa sera con Milan Cagliari. Appuntamento fisso ormai con gli under 30 alla scoperta dei talenti più giovani del nostro paese, sono veramente tantissimi. Stamattina facciamo un po' uno strappo alla regola, apriamo diversamente con una frase per introdurre il nostro ospite. Mi sono spesso chiesto cosa potessi proporre di nuovo, quale potesse essere l'apporto della mia generazione. La risposta non è la tecnica, né la creatività, né la tecnologia. Per me è fondamentale incrociare altre discipline, avere una visione più ampia. Mi piace chiamarla impollinazione interdisciplinare. Sono queste le parole del nostro ospite di oggi, si chiama Daniele Pronesti, è un manager che ha un obiettivo: rendere più verde l'intero settore immobiliare. È vero Pronesti? Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, allora io lavoro in un campo che è quello della finanza real estate, quindi è il ramo della finanza in cui si trattano gli immobili come i prodotti di investimento. Possiamo dire che è un lavoro ibrido tra finanza e mattone, molto interessante ma anche ricco di responsabilità, perché non solo bisogna generare rendimenti per gli investitori, ma anche perché i capitali che si investono in questo settore hanno un impatto straordinario oppure catastrofico su città e comunità. Gli immobili sono infatti i maggiori responsabili di inquinamento e consumo energetico, e quindi quando si investe bisognerebbe farlo in ottica di sostenibilità. Il problema è che siamo abituati a vedere sempre la sostenibilità nel contesto del sacrificio, cioè mi faccio una doccia fredda la mattina e salvo il mondo o no. Però quello che sto cercando di diffondere in questo settore è qualcosa che mi è stato insegnato durante gli anni di lavoro a Copenaghen e New York, che è il concetto di hedonistic sustainability, ovvero che l'idea è che la sostenibilità non debba essere un dilemma morale né per gli investitori né per gli utilizzatori, perché come la crisi Covid ha dimostrato, gli investimenti sostenibili
possono generare rendimenti più stabili per tutti, quindi anche per la comunità oltre che per gli investitori. Bello, molto bello quello che tu dici, Pronesti. E mi veniva in mente questa riflessione, cioè quando tu dici che la sostenibilità non è una rinuncia, non è un sacrificio, beh, però sono tante le persone che nel nostro paese pensano che, insomma, essere sostenibili, essere vicini al concetto di green significhi cambiare le nostre abitudini mettendo, insomma, dal punto di vista di una privazione. Si riuscirà a cambiare mentalità oppure no? Ma sì, sicuramente c'è uno sforzo culturale da fare, però vi do due numeri. Il 60% del patrimonio complessivo delle famiglie italiane è investito in immobiliare e ogni anno le banche erogano mutui per comprare immobili pari a 384 milioni. Qual è il problema? È che più della metà di questi immobili sono stati costruiti prima del 1970, quindi sono obsoleti, consumano moltissima energia, e questo vale per tutti perché le bollette le paghiamo tutti, e non sono appetibili al mercato, quindi perderanno presto valore. Significa che se non si investe sulla sostenibilità degli immobili, quello che stiamo mettendo a rischio sono i risparmi del paese, quindi i risparmi di ognuno di noi. Forse letta anche in questo modo, in un'ottica cinica, finanziaria, economica, può dare più impatto. Però pensiamo a Gaio Lenti, al Bosco Verticale, certo, a che impatto quelle aree hanno avuto sulla città in termini positivi di salubrità, degli spazi, facendo diventare la città anche qualcosa più divertente da vivere. Senti Daniele, negli anni passati era impossibile pensare che la politica sia comunale, sia regionale, la politica nazionale potesse occuparsi di green e di sostenibilità mettendola al centro dell'azione politica. Oggi tutto questo è possibile, molti si riempiono anche un po' la bocca di queste parole senza conoscerne in maniera approfondita il significato. Se tu dovessi chiedere oggi alla politica nazionale di fare delle scelte in tal senso, di investire ancora di più, su cosa chiederesti di puntare l'attenzione? Ma oltre che sulle riforme, quindi sugli incentivi a questo tipo di attività, chiederei molto di investire in formazione, perché il problema che abbiamo oggi è che c'è un gap percettivo tra la popolazione su quello che significa essere sostenibili. Come diceva prima il collega, tutti oggi pensiamo che essere sostenibili voglia dire farsi più docce fredde. In realtà significa esclusivamente avere un approccio olistico, interconnesso, nel mio caso, diciamo nel caso del settore in cui opero, agli immobili, in modo tale che si possano cogliere anche quelli che sono i vantaggi economici e culturali di questo tipo di cultura. Molto molto interessante, e molto interessante anche il riferimento alla formazione, a rendere cultura tutto questo, far sì che addirittura lo si insegni o lo si impari nelle nostre scuole. Si parla tanto di scuola e a volte ci sono delle tematiche che andrebbero certamente approfondite. Dobbiamo ringraziare davvero di cuore Daniele Pronesti, che è questo ragazzo. Quanti anni hai, Daniele? 30 anni, ecco, siamo arrivati a 30, infatti è stato inserito nella classifica Under 30 l'anno scorso, a pochissimo, veramente con una visione molto, molto positiva, molto verde sul futuro degli immobili in Italia. Grazie, grazie davvero per il tuo intervento. Grazie, e ci sentiamo presto. Ciao, a presto, buona giornata. Grazie. Ciao Daniele, in bocca al lupo. Dai, c'è Don Antonio, è collegato? Certo che ci sono. Stavolta la frase è molto bella, se di Giussi. La convinzione ti fa fare l'impossibile. La convinzione? Sì. Sì, sono d'accordo. È il vero. Crederci. Ti fa fare l'impossibile. Assolutamente. Una frase che si lega molto, diciamola, all'esperienza. Forte, diciamola forte, sta la qua. Diciamola forte. Ciao. Grazie, ciao, grazie ad Antonio Mazzi. Come ti sei messa sull'attenti quando ha detto Giussi? Rifallo? Ieri una strepitosa Marta Bassino, che ha vinto anche il secondo slalom gigante di Coppa del Mondo di Kranjskagora, per lei quindi il quarto successo stagionale, il quinto in carriera. Abbiamo l'immenso piacere di averla con noi in questa mattinata, e subito un saluto e tantissimi complimenti a Marta Bassino. Buongiorno cara. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuta, ancora tanti complimenti, e parliamo di queste due vittorie in due giorni. Raccontaci tutto.
Ma allora, guarda, sono stati due giorni bellissimi, poi ieri in particolare, perché non mi era mai capitato così di vincere due giorni di seguito, e infatti sono arrivata giù al traguardo ed è esploso tutte le emozioni, perché è stato bellissimo, veramente indescrivibile. Sono stati due giorni molto tosti, perché è una pista veramente difficile, con molto ghiacciata, quasi a livelli estremi, però nonostante quello sono contentissima di come veramente. Ecco Marta, ma Marta Bassino, ti aspettavi questi risultati? Di la verità, li sentivi nelle gambe o per te è stata una sorpresa? Ma allora, in realtà un po' sono stata sorpresa, perché quando sono arrivata lì a Cranisca il giorno prima abbiamo fatto lasciata in pista e subito ho sentito la neve, che era molto dura, tutto che batteva, veramente difficile da sciare, che noi non si riusciva a trovare buone sensazioni, e quindi ho detto oddio, ed ero un pochino preoccupata così, perché poi so che quando è così duro, così lucido, che in allenamento mi capitò di trovare queste condizioni, solitamente facevo un po' più fatica. E poi chiaramente la gara, cioè in gara non è che stai lì a pensare, ma della pista per stessa, e quindi quello ancora di più mi rende felice del fatto che sono riuscita comunque a vincere in situazioni diverse, con tipi di neve diverse, su piste diverse. Beh, sicuramente davvero strepitosa, Marta. E allora proviamo a capire un po' anche come hai vissuto questo doppio appuntamento, magari partendo proprio da quando sei arrivata in Slovenia. Ma allora, in realtà è come se fosse stato tutto, cioè noi sapevamo che c'erano questi due giorni di seguito, quindi già da prima io sapevo che avrei dovuto lottare, perché comunque sono impegnativi e bisogna stare concentrati, bisogna cercare anche di gestire bene le energie per sfruttarle al momento giusto. E quindi niente, poi vabbè, dopo il primo giorno la gara è finita tardi, quindi ho fatto tutto il pomeriggio di corsa, la mia solita routine eccetera, e la mattina è stata, ieri mattina alla fine era presto la gara, quindi mi sono svegliata ed è stato subito ora di ripartire, quindi è venuto tutto molto di fretta, così senza aver tanto tempo anche di pensare. Senza pensarci, ci hai pensato dopo e naturalmente stai riavvolgendo il nastro adesso qui su RTL 102.5. Senti Marta, e con questa quinta vittoria di Coppa del Mondo sei diventata ufficialmente la settima azzurra nella classifica delle plurivincitrici, non è male. Ma questo sì, è sicuramente una cosa bella. Io mi auguro sinceramente di continuare così, spero di riuscire a vivere questo bel periodo che sto vivendo il più a lungo possibile. E te lo auguriamo anche noi. Ma com'è la tua vita questo periodo, la tua giornata tipo? Ma allora, in stagione in realtà siamo praticamente sempre via, sempre che o facciamo allenamento o facciamo le gare, e quindi la mia giornata è tutta dedicata praticamente allo sci, che sia la gara da fare o l'allenamento. Io mi sveglio per preparare quello che dovrò fare nella mattinata, che di solito è chiaro che sia allenamento, la gara, per poi fare pranzo, poi di solito un momento in cui stacco per riposare un attimino, per poi riprendere e fare un po' di atletica al pomeriggio, facciamo video, andiamo dal fisio, poi cena e poi dormire e poi si parte. Insomma, la vita tra pranzi e cene e tanto allenamento. A proposito, hai citato appunto i momenti in cui ti alimenti, immagino ci sia un tema anche di alimentazione, no? Facendo così uno sport così, insomma, impegnativo. Allora, io ho una nutrizionista che mi segue, quindi mi dà molte linee guida, poi chiaramente d'estate è molto più facile per me seguirla, perché ovviamente allenandomi a casa mi cucino e mi faccio da mangiare io, quindi riesco a seguire chiaramente, però di base riesco comunque sempre a mangiare abbastanza equilibrato anche in giro. Sì, io penso che il trucco sia un po' quello, cioè quello che mi ha insegnato appunto la nutrizionista, e combinare sempre i carboidrati con le proteine e le verdure,
da fare il tutto, tutti i passi, certo, fatti in questo modo. Marta Bassino, ospite di RTL 102.5, guardiamo al futuro, quando è che ti rivediamo in pista? Allora, abbiamo questo fine settimana la velocità Crans Montana, poi ci sarà il martedì invece dopo di nuovo un gigante a Kronplatz. E quindi noi ti auguriamo veramente buone gare, buono sport, una grande campionessa italiana e del mondo. È stata ospite questa mattina di Non Stop News, Marta Bassino. Marta, buona giornata e forza tutta! Grazie mille a tutti voi, buona giornata. Allora, oggi e domani dibattito e voto di fiducia nelle due Camere, questa è la strettissima attualità politica. Al Senato Conte punta a quota 157, se non sbaglio si parla anche di tre che sarebbero i voti dei senatori a vita già considerati a favore dell'esecutivo, ma non è una partita scontata. Vogliamo capirne di più con il professor Lorenzo Desio, direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali della LUIS. Professor Desio, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Allora, lo ricordava Pierluigi Diaco in apertura, oggi il Premier Conte parlerà alla Camera dei Deputati. Le faccio subito questa domanda: secondo lei c'è da aspettarsi una sorta di processo a Renzi, come avvenne per l'altro Matteo nel 2019? Ma io non credo che si tratterà di un processo a Renzi con gli stessi toni di quello che fu il processo a Salvini, perché in questo caso la situazione è delicata, perché un obiettivo del Presidente del Consiglio è anche di conquistare il sostegno, non sappiamo, difficilmente già domani ma forse nei giorni successivi, di alcuni dei senatori, dei parlamentari e soprattutto dei senatori di Italia Viva, quindi del gruppo di Renzi. Quindi l'impressione è che probabilmente Conte cercherà di chiarire il più possibile la situazione, quindi di chiarire che la responsabilità di questa rottura è chiaramente di Renzi, ma io dubito che avremo dei toni molto forti di processo. No, non è questo che si immagina. Allora, cosa riusciamo a immaginare? Non lo vede lei un po' come un gioco d'azzardo quello che sta facendo Conte, perché siamo veramente risicati con i numeri? Ma questa è assolutamente una partita a poker, ma da come è stata impostata dall'inizio già da Renzi è un duello, è un chicken game, a chi toglie per primo il piede dall'acceleratore, perché l'obiettivo politico di fondo, si è capito bene, l'obiettivo politico di Renzi è quello di abbattere politicamente la figura di Conte, perché il Presidente del Consiglio, partito come un outsider, è diventato nel tempo un protagonista della vita politica, anche capace di costruire accordi politici. Renzi è da anni che si sente messo ai margini, quindi ha colto questa occasione per cercare di abbattere la figura di Conte. Quindi il suo obiettivo è quello e dall'inizio l'ha perseguito giocando sempre al rilancio. Di fronte all'accusa di dire no, ma tanto tu la crisi non la farai davvero, Renzi poi l'ha fatta, ha rifiutato offerte sempre più ampie. Ora la partita è su quale sarà la pistola più carica, per cui sostanzialmente la minaccia che ha l'area di governo nei confronti dei renziani è di dire: guardate che se voi o martedì oppure nei giorni successivi, se non c'è un'adesione nei confronti del governo, si va alle elezioni, che è una minaccia per tutti i parlamentari. Renzi punta sul cercare di disinnescare la minaccia, dice no, guardate, l'arma delle elezioni non è carica, in realtà continuiamo a non sostenere il governo perché a quel punto potremo formare un nuovo governo con una nuova maggioranza e quindi avere una posizione ancora più centrale. Quindi è un continuo rilancio. Quello che accadrà domani è impossibile da prevedere per definizione, però allo stato teniamo conto di un fatto: Renzi ha chiesto ai suoi parlamentari non di votare contro ma di astenersi. Perché? Perché in realtà sembra di aver capito che se gli avesse chiesto di votare contro il suo gruppo si sarebbe spaccato, cioè i vari senatori avrebbero cominciato a dire no, noi ci rifiutiamo di rischiare di andare alle elezioni così, quindi avrebbero sostenuto Conte. Quindi teniamo conto che se questi 18 senatori di Italia Viva si astengono, la soglia per la maggioranza si abbassa, quindi potrebbe anche essere possibile, anche probabile, che il governo comunque ottenga una maggioranza, non la maggioranza assoluta ma una maggioranza. Se questo accade, allora il governo potrebbe anche proseguire la propria attività e l'impressione è che magari nei giorni successivi, nelle settimane successive, alcuni di questi senatori potrebbero anche entrare e decidere di sostenere il governo. Se invece Conte non raggiungesse neanche la maggioranza relativa di 151, fatto questo che sembra abbastanza improbabile, allora a quel punto sarebbe obbligato ad andare al Quirinale a rimettere il mandato.
Appunto, sono queste le varie ipotesi, anche perché il premier è sotto la lente del presidente della Repubblica Mattarella. Si apre comunque, si possa pensare, una fase decisamente molto incerta della vita politica del nostro paese. Professor Lorenzo De Sio, direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali della LUISS, buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. Abbiamo ascoltato poco fa il punto di vista, diciamo un po' riassuntivo della situazione politica di queste ore dal professor De Sio. Adesso un pochino più diciamo l'attenzione viene posta sulle posizioni dell'opposizione, ed è con noi in diretta il leader della Lega Matteo Salvini. Bentornato su RTL. Grazie, buon anno, buon viaggio e buona scuola, chi rimette il piede in classe. Buongiorno Salvini, benvenuto innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora Salvini, è inutile girarci intorno. Alcuni deputati dei 5 Stelle, deputati e senatori, ma non solo, altri, da un po' di tempo bussano alla porta del centrodestra e soprattutto del suo partito, della Lega. Qualora il premier Conte non dovesse ottenere la fiducia e quindi si aprirebbe, diciamo, le consultazioni dal presidente Mattarella, lei, il centrodestra, sarebbe pronto a governare il paese in questa legislatura o andrete a elezioni? Noi siamo pronti, però per il momento siamo disgustati e sterrefatti, perché siamo tornati indietro di 40 anni. Cioè, oggi, lunedì 18 gennaio, il problema per molte famiglie evidente è la salute, con i vaccini che mancano, e quindi si rischia di vanificare quello che si è fatto nelle settimane passate. La scuola, con migliaia di ragazzi ributtati in classe senza che si sia fatto nulla per metterli in sicurezza, e le scadenze fiscali, visto che oggi ci sono ad esempio i versamenti IVA perché nessuno li ha rimandati. Ecco, che tutto questo sia in secondo piano perché c'è Mastella con Tabacci che stanno cercando qualche senatore di notte per aiutare Conte a rimanere al suo posto, è imbarazzante. Io al governo in questa maniera qua non ci rimarrei mai. Se Conte non avrà i numeri, le vie sono solo due, a parte che le vie del Signore sono finite, però o le elezioni, ieri l'altro è caduto il governo in Olanda e non hanno cercato i senatori di notte, hanno fissato la data delle elezioni per il 17 marzo, oppure se il Presidente della Repubblica ritenesse, il centrodestra penso che avrebbe idee, progetti, poche cose da far velocemente per tirar fuori dalla palude questo paese. Però, ripeto, dipende da che cosa ha fatto Conte stanotte, da che cosa ha promesso Mastella stanotte e da come si sono alzati tre senatori indecisi stanotte. È frustrante, però chi è in macchina deve sapere che è così. Senta Salvini, ci sono delle indiscrezioni che dicono che l'Europa avrebbe già bocciato in via informale il recovery plan. C'è Di Maio che oggi sul Corriere della Sera dice: beh, se fosse così però non potremmo migliorarlo. Perché? Perché qualcuno ha aperto la crisi. Cioè, ma c'è consapevolezza che da questo piano dipende il futuro del nostro paese? Qual follia è il suo punto di vista? Follia. Noi abbiamo elaborato, siamo stati costretti, pensate, a elaborare un nostro piano senza avere i numeri che ha il governo a disposizione, perché da agosto, e siamo a gennaio, chiediamo di collaborare, di sedersi a un tavolo per guardare i numeri ed esaminare proposte, niente. Non siamo mai stati coinvolti, ma non solo noi, Confindustria, commercianti, agricoltori, sindacati, zero. Arriviamo a metà gennaio, quando la Francia ha preparato il piano da agosto, leggendo i numeri per la prima volta scopriamo che per l'agricoltura ci sono meno soldi rispetto a quelli che c'erano in passato senza il Covid, per i giovani, la ricerca, l'avviamento al lavoro ci sono spicci, questo denunciano tutte le associazioni di imprenditori, quindi vorremmo contribuire a cambiare questa situazione, non sappiamo però da settimane con chi parlare. Lo diciamo a Di Maio, noi siamo a disposizione, abbiamo elaborato il nostro progetto sulle infrastrutture, ad esempio i soldi dell'Europa servono per l'innovazione tecnologica, un terzo d'Italia non è coperto dalla rete, come fai a fare la didattica a distanza se non arriva la connessione a casa tua? Però stiamo ragionando con dall'altra parte il silenzio, il nulla. E aggiungo questo dato per chi ci ascolta, questi soldi sono a prestito per due terzi, quindi non sono un regalo, sono soldi che ti prestano, che devi restituire, da restituire entro il 2056.
quindi le restituiranno i nostri figli. Ora, io prima di indebitare i miei figli fino al 2056 voglio sapere come tu vuoi usare quei soldi. Matteo Salvini ha fatto delle riflessioni molto simili a quelle che ha fatto Matteo Renzi nei giorni scorsi, non ci hanno ascoltato, ci sono delle cose importanti da fare. Come giudica la mossa di Matteo Renzi? Ma Matteo Renzi l'ha fatto nascere questo governo. Ci ricordiamo un anno e mezzo fa in estate quando noi dicemmo basta, così non si può andare avanti perché è tutto bloccato, no TAV, no TAP, no alla flat tax, no all'autonomia. E quindi è meglio ridare la parola agli italiani che diano una maggioranza vera a questo paese. Niente, Renzi si inventò questo governo, adesso dopo un anno si accorge che non funziona. Guardi, mi appassiona poco perché rispetto a un anno e mezzo fa c'è entrato in casa questo virus che ha fatto più di 80.000 morti, e apro e chiudo la parentesi, l'Italia purtroppo è fra i grandi paesi quello con record assoluto di morti e di conseguenze economiche negative. Quindi che qualcosa non sia funzionato mi sembra evidente. Che qualcuno pensi di risolvere questa crisi epocale, mondiale, raccattando 3 senatori di notte, affidandosi a Mastella, ma la cosa incredibile, lo sentivo nella vostra rassegna stampa stamattina, è che lo dicono pure orgogliosi. Cioè non lo stanno facendo di nascosto Conte e Mastella, lo dicono. Sto cercando senatori per salvare l'Italia. Stai cercando i senatori per salvare la poltrona, non per salvare l'Italia, dai. No, ma questa cosa è sempre successa, ovviamente in momenti come questi la differenza è che oggi la cosa si nobilita chiamandoli responsabili o costruttori, quando insomma questo tipo di passaggio è sempre avvenuto. Comunque io ho una domanda da farle, Salvini, che è un po' questa. Se si dovesse andare al voto, lo ha detto anche Sallusti questi giorni, i sondaggi lo dimostrano, Salvini andrebbe a Palazzo Chigi e si profila l'idea di un Berlusconi al Quirinale, ma si dice anche che i detrattori, i cosiddetti poteri forti di questo paese, starebbero facendo di tutto per impedirlo. Chi c'è dietro questa macchina? No, ma guardi, io credo poco ai sondaggi, credo di più agli oroscopi che non ai sondaggi. Vorrei semplicemente che invece di rimanere fermi nel pantano, io non so se ci sono questi poteri forti dietro. So che gli italiani meritano fiducia. In questo anno si sono dimostrati responsabili, solidali, generosi. Il volontariato ha svolto una funzione incredibile e nel piano dei fondi europei è sostanzialmente dimenticato. Spero che non ci sia nessuno che sta maneggiando. Oggi sui giornali leggo di servizi segreti, cardinali, massoni, lobbisti. Spero che non sia così, perché l'Italia non se lo meriterebbe. E se si va al voto, chi vince vince, chi perde perde, e per 5 anni a quel punto non ci sono più queste manfrine. Senta Salvini, gli italiani che ci stanno ascoltando in questo momento hanno anche altri problemi, al di là della crisi politica, hanno il problema di alzare e abbassare le serrande dei loro negozi, hanno i problemi di andare e non andare a scuola, il TAR nei giorni scorsi ha deciso di riaprire le scuole in presenza e poi sulla Lombardia, ma anche sulla Sicilia è arrivata la tegola della zona rossa. Il presidente, il governatore della Lombardia Fontana ha detto che oggi farà ricorso al TAR su questo, lei come la vede? La vedo da genitore, non da senatore, che ha sentito sua figlia che sta andando a scuola e suo figlio che invece sta a casa, con i problemi di tutte le famiglie che hanno un figlio qui, un figlio là, un'ora prima, un'ora dopo, la maestra, manca la maestra. La vedo che è una follia, perché non possono nello stesso giorno il ministro della salute con la zona rossa ti chiude in casa e il ministro della scuola invece ti manda a scuola. O le scuole sono sicure perché hanno messo gli impianti d'aerazione, hanno potenziato il trasporto pubblico, hanno stabilizzato gli insegnanti precari, hanno ridotto i bimbi per classe, oppure non sono sicure. In questo momento, per motivi politici, perché è una scelta politica quella di riaprire anche le scuole superiori per dare un contentino alla Azzolina e 5 Stelle, altrimenti si innervosiscono pure i 5 Stelle, si mette a rischio la salute degli studenti e degli insegnanti. E io sono vicino a coloro, a tutti gli imprenditori, commercianti, che nel rispetto delle norme sanitarie, mascherine, distanze, presenze, mani pulite, stanno riaprendo.
per sopravvivere, perché in Germania se ti chiudono ti rimborsano l'80% del fatturato dell'anno scorso, in Italia ti chiudono e arrivederci e buonasera. Quindi il diritto alla salute e il diritto al lavoro devono coesistere, perché altrimenti si rischia lo scontro sociale, a meno che qualcuno non lo stia cercando lo scontro sociale. Matteo Salvini, lei ha appena fatto proprio il quadro molto preciso di cosa sta accadendo ora in queste settimane, in questi mesi, e poco fa però parlava anche di elezioni che presumibilmente in questo paese potrebbero essere, diciamo, a giugno, una cosa di questo tipo. Le sembrerebbe una buona scelta, vista l'attuale situazione che lei ha ben descritto, proprio quella di entrare in una campagna elettorale ora? Ma guardi, io me lo sarei risparmiato, ma piuttosto che avere un governo fermo su tutto, cioè oggi 18 gennaio con quello che ci stiamo raccontando, per milioni di italiani è giorno di pagamento di tasse. Vi sembra normale che in una situazione sociale, economica, sanitaria del genere milioni di italiani debbano pagare le tasse su incassi che non hanno effettuato? Ora, piuttosto che avere un non governo, tanto vale mettere la parola in bocca agli italiani. E ricordo che nei prossimi mesi, domenica votano in Portogallo, a marzo votano in Olanda, poi voteranno in Francia, in Germania, in Albania, in Bulgaria, in Scozia, in Galles, in Catalogna, in Russia, in Norvegia, in Repubblica Ceca. Sì, insomma, sta dicendo che il voto non sarebbe un problema, visto quello che fanno gli altri paesi. Ma stanno votando tutti gli altri, o sono più intelligenti tutti gli altri, oppure c'è qualcuno che usa la paura per tener ferma la poltrona. Ripeto, se Conte ha i numeri, governi, faccia i piani europei, faccia un condono fiscale, 50 milioni di cartelle esattoriali in scadenza il 31 gennaio, come pensa Conte che gli italiani in difficoltà economica abbiano i soldi per pagare magari la multa di 3 anni fa? Non chiarissimo. Allora, abbiamo 10 secondi, veramente, io ho solo una curiosità. Sono 2, 3, 4, 5, 10. Quanti stanno bussando le 5 Stelle alle porte della Lega? Guardi, io ascolto le persone per bene e non le vado a cercare. La differenza fondamentale è che Conte sta ricevendo la gente anche di notte promettendo non so cosa. Noi non abbiamo posti da promettere, non stiamo cercando nessuno. Ci sono persone per cui la coerenza vale qualcosa che condividono la nostra idea d'Italia. Meno di 5 persone, o più di 5, Salvini? No, non lo so, guardi, non voglio sparare numeri a caso a differenza di altri. Comunque ci sono. Va bene, grazie a Matteo Salvini, leader della Lega. A presto, buona giornata e buon lavoro. Allora, stasera torna la suite 102.5 Primetime Live, sul palco ci sarà Samuel, siamo riusciti a svegliarlo. E allora, buongiorno Samuel, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, questo live su RTL è diventato un po' uno spazio prezioso in un momento come questo, anche per te immaginiamo sia così? È uno spazio prezioso di cui però abbiamo bisogno. Io la scorsa estate ho avuto la fortuna di poter suonare in giro e mi sono reso conto di quanto il fatto di vedere un gruppo oppure una realtà musicale dal vivo sia importante per la gente, per le persone. E certo, e Samuel, cosa ci proponi stasera? Ma innanzitutto racconterò parte del nuovo album Brigata Bianca, che è di uscita imminente, diciamo. Io ho già due singoli fuori, quindi quelli sicuramente li suonerò. E poi racconterò un po' di Codice della Bellezza, che è il mio primo album da solista, e qualche piccola sorpresa, qualche cover, qualche piccola sorpresa anche di altre band che mi riguardano, diciamo. Attenzione, beh, ovviamente parli dei Subsonica. E immagino proprio di sì, anche perché loro sono parte, come dire, della mia vita artistica fondamentale. Io faccio ancora parte dei Subsonica, in questo momento siamo fermi per ovvi motivi, perché noi facciamo musica d'assembramento, quindi in questo momento non si può e siamo fermi. Certo. Però io porto ancora in qualche modo in giro la voce di quel gruppo, che è la mia praticamente. Senti, non è inconsueto appunto che spesso qualche partecipante, artista che sta in un gruppo a un certo punto diventi solista. Come avviene, o come è avvenuta nel tuo caso, questa maturazione? I Subsonica sono un gruppo incredibilmente stratificato, cioè, noi siamo veramente una band, ci dividiamo i compiti, ci dividiamo la modalità di scrittura, e quindi far parte di un progetto del genere ti porta a dover in qualche modo rinunciare a delle piccole parti di te stesso per dar spazio all'unità.
l'insieme. E quindi per ognuno di noi avere un progetto personale che ci permette di esprimere fino in fondo la nostra musicalità, la nostra via artistica, è anche un segreto di longevità, è anche un segreto per continuare a stare insieme. E se dovessimo riassumere in poche parole il senso delle canzoni racchiuse nel tuo ultimo lavoro, che è ormai pronto, Brigata Bianca? Ma io credo che scrivere canzoni sia proprio quello, sia raccontare le cose che hai intorno, le cose che vedi. Queste canzoni, tra l'altro, di Brigata Bianca arrivano da un lunghissimo periodo, alcune sono state scritte addirittura nel 2016-2017, alcune altre sono state scritte proprio durante la pandemia. Per assurdo ci sono delle tematiche che si assomigliano, che si toccano, quasi come se questa sorta di precarietà adesso avesse trovato, diciamo, il suo massimo apice. In realtà anche prima avevamo più o meno gli stessi problemi, anche quando potevamo uscire, anche quando potevamo stare insieme. Senti Samuel, vuoi ricordare tu magari ai nostri ascoltatori l'appuntamento di stasera con Suite 102.5 Prime Time Live? Sì, questa sera allora alle 21 io sarò con voi, vi canterò le mie canzoni, vi farò conoscere qualcosa di Brigata Bianca, che è il mio nuovo disco che uscirà presto, e ci saranno anche alcune sorprese. E a noi farà immensamente piacere. Grazie Samuel, a presto. A presto, ciao ciao. A domani. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.